In ogni nostra azione giornaliera, che sia accendere le luci di casa o mettere in moto l'auto, è fondamentale il ruolo dell'elettronica, che ovviamente è alla base delle attività di impianti, infrastrutture e industrie di ogni genere. Il settore che con le sue applicazioni migliora ogni anno di più la vita delle persone e innova le nostre città determinandone il progresso, secondo l'analisi del CERVE e della banca dati finanziari, sarà tra quelli trainanti la crescita. È tanto ampio da essere punto di riferimento di tutto il mercato, portando innovazione e sviluppo futuro. L'ammodernamento, la riqualificazione energetica delle abitazioni, di edifici pubblici, di reti infrastrutturali, la sicurezza civile, l'elettronica sta disegnando il prossimo futuro. Il connubio con l'informatica e il grande processo di digitalizzazione apre all'elettronica nuovi scenari. Vediamo quindi di capire quali sono le tecnologie che cambieranno la nostra relazione con tutti gli strumenti che utilizziamo, cioè che cambieranno le nostre abitazioni, le nostre città. Credo che in futuro eh, sicuramente potremo pensare a edifici eh, più che solo abitazioni, edifici efficienti, edifici eh, sicuri. Questo è eh, quello che, che, che noi vediamo dal nostro, dal nostro osservatorio. Io immagino in futuro abitazioni dove sul tetto ci saranno pannelli, pannelli solari completamente illuminati a LED, con la pompa di calore al posto della caldaia, con le colonnine elettriche nel, per la ricarica delle auto elettriche nel garage. Quindi, credo che il futuro sarà, sarà un po' questo: non solo le abitazioni e gli edifici saranno sempre più sicuri e, e confortevoli. Una domotica che eh, sicuramente diventerà la normalità e che integrerà tutto l'impianto elettrico. Quindi, domotica vuol dire connessione degli oggetti, oggetti elettrodomestici all'interno delle abitazioni che, che dialogheranno fra loro. Ci sarà tutto un, un meccanismo, un, un qualcosa che eh, chiaramente metterà in condizione l'utente finale di controllare e monitorare i consumi del, dell'energia e pertanto eh, beh, un futuro sicuramente eh, all'insegna del comfort, della sicurezza, dell'efficienza, del benessere, perché comunque comfort vuol dire benessere, benessere vuol dire stile di vita. えその Queste le multispecializzazioni di MEF. A molti il nome dirà poco: in realtà MEF è leader nel settore elettrico in Italia. L'azienda fiorentina, multispecialistica nella distribuzione del materiale elettrico, è tra i maggiori referenti italiani di tecnici, architetti ed ingegneri che cercano le soluzioni tecnologiche più avanzate nei diversi campi dell'installazione civile e industriale, efficienza energetica e l'illuminazione, climatizzazione ed domotica, sicurezza ed automazione industriale. Con MEF, Firenze non è solo città d'arte, ma è diventata polo di attrazione e di know-how tecnico abbinato al saper fare. MEF nasce dal 1968, quasi 50 anni fa. Eh, con l'assemblaggio delle circoline, che erano quelle lampade, quei saliscendi particolari, erano quasi tutte le cucine d'Italia, di, diciamo. Perché MEF voleva dire, in quegli anni, montature elettriche fluorescenti, quindi la fluorescenza forse oggi è paragonabile al LED di oggi, quindi era veramente la prima fonte, eh, dico non... Eh, Molto più economia rispetto alle tradizionali, quindi è stata la nostra, la nostra fortuna. Diciamo. Dalla volontà di due fratelli pugliesi che sono emigrati al nord e di una moglie di uno di essi, eh, facendo la vendita porta a porta. Diciamo. Quindi, come molte aziende del settore, grande passione, voglia di fare, umiltà, spirito di sacrificio che li ha accompagnati dai primi anni. Con le difficoltà dell'epoca, quindi difficoltà nel nascere dal niente di avere credibilità e fiducia da parte di chi? Da parte delle banche in primis per una difficoltà d'accesso al credito, il capitale dell'azienda era di, eh, di zero ovviamente, quindi fiducia da parte delle banche, dei fornitori, dei clienti ovviamente e dei primissimi collaboratori che dovevano credere nelle persone perché non c'era niente. Quindi, questi valori iniziali fondanti sono stati trasmessi a noi che siamo la seconda generazione e sono tuttora molto presenti nella nostra società e tramandati e questa azienda, diciamo, la definiamo un'azienda famiglia, perché nasce da una famiglia e tutt'ora è una grande famiglia. Prossima ai 50 anni di attività, MEF distribuisce prodotti basilari ed innovazioni tecnologiche, contribuendo all'innovazione del paese. La sua crescita è stata esponenziale. MEF oggi eh, conta circa 550 persone, facciamo 140 milioni di, di fatturato, copriamo eh, bene con 35 punti vendita Lazio, Umbria... Toscana, che è la nostra regione di sviluppo, e da febbraio di quest'anno abbiamo aperto un punto vendita a Parma nel, nell'Emilia Romagna. E serviamo il territorio con un centro logistico nuovo aperto un anno fa a Campi Bisenzio, di circa 16.000 metri quadri, dove gestiamo circa 30.000 referenze. E giornalmente ecco, serviamo tutti i nostri clienti e tutti i nostri punti vendita. Gli anni difficili, con forti contrazioni di mercato nel settore dell'edilizia e dello sviluppo industriale, sono stati affrontati da MEF con un miglioramento dei processi organizzativi e del servizio al cliente. Non più solo valore aggiunto, ma vero e proprio elemento distintivo nella politica commerciale MEF. Beh, in questo momento di particolare. Eh, Tensione di mercato, stiamo ovviamente cercando di innovare i nostri processi organizzativi, di migliorare l'azienda in tutti i reparti. E contemporaneamente allargare eh, il nostro mercato, come si diceva, quindi dalle attuali regioni mettendo già un piede in Emilia-Romagna o eventualmente in altre regioni del nord. E ampliare l'offerta prodotto, quindi inserire nuove merciologie o settori merceologici tipo la termoidraulica, per noi era un settore nuovo affine che da quest'anno stiamo iniziando a testare su alcuni punti vendita avendo preso delle risorse specializzate in questo. Soprattutto investendo, continuando a investire nella formazione dei nostri uomini, che riteniamo essere veramente il valore aggiunto in termini di competenze e disponibilità che sia da sempre il valore aggiunto di MEF e ci permette di differenziarci da altri competitor che tutto sommato vendono il nostro stesso materiale. Poi nel 2015 l'impresa toscana MEF attrae capitali stranieri. La maggioranza azionaria è stata acquisita dal gruppo tedesco di distribuzione elettrica Wurth Electrical Wholesale, una corrazzata da un miliardo di fatturato nella solo divisione elettrica che concentra il proprio business in Europa continentale. Negli obiettivi della partnership c'è quello di sviluppare il business di MEF in tutto il paese con un progetto innovativo, inedito ed originale per il mercato italiano. Siamo stati cercati da loro e cercavamo un partner di riferimento in Italia per fare un po' di sviluppo in Italia, però con una particolarità di avere continuità nella gestione. Per noi MEF, ripeto, è la nostra famiglia. È stato interessante trovare un partner, sia finanziario ma industriale per la nostra azienda, che ci garantisse le stesse autonomie che avevamo fino ad oggi. Quindi abbiamo fatto questa grande partnership di sviluppo per la nostra azienda e per i nostri collaboratori. In un'azienda ancora a controllo familiare, nonostante siano 70.000 persone. Quindi, questo è stato un altro motivo della nostra sinergia con questo gruppo, che garantisce. A MEF una capacità di investimento importante per affrontare le sfide del futuro e lo sviluppo anche in altri mercati ovviamente. Quindi siamo veramente veramente contenti e siamo sicuri che assisteremo ad altre eh, importanti concentrazioni sia di imprenditori italiani o meno nel nostro settore, perché è ancora troppo polverizzato. Credere nel mercato nonostante un lustro di grandi difficoltà. Investire per disegnare la rotta dello sviluppo. Puntare a edifici e città più intelligenti. Entusiasmare la collettività verso un rinascimento elettrico. Così si è chiamato l'evento che MEF ha organizzato alla stazione Leopolda di Firenze e che ha riscosso successo nazionale. Credo che metafora più, più, più adeguata non potevamo, non potevamo trovare per intitolare la, nostra ter la terza edizione della nostra, della nostra mostra elettrotecnica. Sì, il Rinascimento perché comunque voleva essere un, un messaggio positivo. Ovviamente Firenze, capitale del, del Rinascimento, o Firenze con Mef, capitale del, dell'elettrotecnica. Sì, è stato un, un risultato straordinario quello che abbiamo ottenuto, non siamo riusciti ad, ad attirare l'attenzione di ben 17.000 visitatori quindi è un record assoluto. In questo momento la mostra elettrotecnica organizzata da MEF è sicuramente la prima fiera di settore in Italia organizzata dalla, dalla distribuzione. Sia per visitatori che per, che per fatturato, perché questa nasce come, a tutti gli effetti, come una fiera commerciale, una fiera dove si fa business, una fiera dove al centro di tutto cioè il, ci sono le vendite e, e devo dire che anche da quel punto di vista lì abbiamo, abbiamo superato noi stessi. Credo che la mostra sia l'espressione massima del gioco di squadra che si è venuta a creare fra noi, fra la nostra organizzazione di vendita ma anche con tutte eh, le organizzazioni di vendita dei nostri fornitori. E il fatto che sia stato ottenuto proprio da Firenze, che non è proprio una città riconosciuta per il business e per, per il commercio e quant'altro, eh, credo che debba essere per noi un motivo di orgoglio. Alla mostra fiorentina Rinascimento elettrico hanno partecipato 1.500 studenti provenienti da 20 istituti tecnici toscani e umbri, corsi di studio che si stanno finalmente scrollando di dosso il marchio di formazione di serie B perché si stanno rivelando un passepartout vero e proprio per il mondo del lavoro. Infatti, secondo le statistiche, ad un anno dalla maturità il 49,6% degli studenti è già occupato, con punte che arrivano al 57,6% nell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Eh, Mostra elettrotecnica a Firenze è stato un grandissimo evento. Abbiamo coinvolto 20 istituti tecnici della regione Toscana e Umbria, praticamente 1500 sono stati gli studenti che hanno visitato Mossa Elettrotecnica a Firenze, e, e addirittura a due che hanno fatto il, diciamo, un test, i due migliori che si sono classificati, vedranno selezionati per fare un tirocinio di sei mesi all'interno dell'azienda. In, come vediamo gli studenti eh, in proiezione sul mondo del lavoro futuro, diciamo che è necessaria l'interazione scuola-lavoro, perché ehm, oggi più che mai quando, quando si parla di elettrotecnica si parla di un settore in continua evoluzione, quindi tutto quello che andava bene ieri, eh, domani non va più bene e quindi è necessario un cost costante aggiornamento. Addirittura noi puntiamo tantissimo sui giovani perché, proprio i giovani devono dare quell'input, quegli spunti a chi ha esperienza per dare diciamo, una direzione che vada incontro a quelle che sono le più moderne tecnologie che ci sono sul mercato. Oggi parliamo assolutamente di domotica, efficienza energetica sistemi integrati uno con l'altro eh, al fine di rendere diciamo, eh, un mondo più pulito ma allo stesso tempo più efficiente e sempre eh, più tecnologicamente avanzato. È un eh, settore in continua evoluzione quindi ha bisogno di ragazzi che conoscano le tecnologie ma più che altro ha bisogno di eh, ragazzi che hanno voglia di lavorare perché eh, è importante riuscire a mettersi in discussione e trovare ragazzi che abbiano, tra virgolette, quella fame eh, di lavoro e quella voglia di sacrificio che li permette poi di distinguersi in un panorama sempre più difficile eh, che è il mondo del lavoro. Oggi siamo circa 570 persone, di cui più o meno 513 siamo dipendenti e il resto siamo liberi professionisti a Nasarco rappresentanti in poche parole. Fino a qualche anno fa la logistica era un settore considerato marginale all'interno di un'azienda. Ora, nella moderna organizzazione del lavoro, è il vero punto di connessione strategico tra le esigenze rigide della produzione e quelle flessibili del marketing e della vendita. Oggi il settore è il fiore all'occhiello della MEF. Per noi il centro logistico era un investimento necessario, con la presenza sul territorio del centro Italia eh, su quattro regioni e 35 punti vendita era assolutamente importante efficientare tutta quella che era la struttura logistica. Una delle prime questioni che ci siamo poste era dove andare a collocare il nostro centro logistico, perché noi siamo un'azienda storica fiorentina, abbiamo quasi 50 anni di, di attività. E ci sarebbe dispiaciuto molto andare fuori dal confine territoriale toscano. Però, diciamo, eh, c'erano tante opportunità anche in altre province della Toscana con eh, addirittura minor costi. La cosa importante però per MEF sono gli uomini, ed è la cosa più, il valore più importante che ha l'azienda. Il nostro primo... L'obiettivo eh, era quello di mantenere la forza di lavoro. Infatti la nostra azienda in tanti anni non ha mai mandato a casa nessuno, non ha mai utilizzato ammortizzatori sociali né mobilità né cassa integrazione e ha sempre cercato di riorganizzarsi e di riefficientare con le proprie forze gli uomini che aveva a disposizione per fare qualcosa di nuovo. In sostanza, diciamo, quando abbiamo aperto il centro logistico, abbiamo iniziato un progetto di integrazione degli uomini da Firenze, Prato, poi avevamo un altro hub importante nella provincia di Lucca. Abbiamo iniziato a portarli progressivamente al centro logistico di Campi Visenzio. Il totale di questi movimenti diciamo, erano di 70 persone, e da lì abbiamo assunto eh, 10 persone a tempo, a tempo determinato, di cui. 6 le abbiamo confermate a tempo indeterminato entro la fine del 2016. Questo centro logistico della MEF è stato inaugurato nel 2015, dopo un lavoro di progettazione durato un paio d'anni, è sicuramente stato ed è il, il più grande investimento che la MEF ha fatto, puntando tutto sul, sul servizio verso i clienti. Eh, in questo magazzino lavorano 80 persone. Si sviluppa su una superficie di 16.000 metri quadrati e eh, lavora su due turni, dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22. Mediamente siamo in grado di evadere 8.000 righe di, di ordini giornalmente e siamo arrivati a gestire anche picchi di, di 10.000. Eh, il vero punto di forza è l'orario entro il cui i clienti possono trasmetterci gli ordini perché ogni cliente che trasmette un ordine fino alle 7 di sera, fino alle 19, riceverà il materiale la mattina successiva e se, des se desidera riceverlo in una delle filiali MEF lo riceverà entro le 8 del mattino, quindi all'apertura della filiale troverà già il suo materiale pronto. Nel grande processo di trasformazione delle nostre case, il risparmio energetico è uno dei settori trainanti, anche assecondando una nuova coscienza ambientale. Il risparmio energetico oggi è praticamente uno dei settori trainanti e uno dei settori che possono offrire delle possibilità anche di business maggiore. Però per arrivare a questo bisogna aver fatto un certo percorso. L'azienda ha investito già a partire dagli anni 90 sulla la formazione e la crescita delle persone sia a livello di competenze sia a livello di informazione e attraverso di loro vogliamo arrivare a proporre un'offerta globale a chi si rivolge a MEF per arrivare a un efficientamento energetico di un edificio, eh, come attraverso anche magari audit quindi ci avvaliamo anche della collaborazione di eh, studi tecnici esterni eh, che insieme ai nostri uomini è in grado di poter fare un'analisi dei con vari consumi dei vari impianti dall'elettrico, termoidalico, eventuale fotovoltaico, quello che c'è e poi dare delle proposte per poter arrivare a un efficientamento energetico. Le do un numero, nel 2016 abbiamo fatto oltre 8000 ore di formazione rivolta a specialisti venditori interni, venditori esterni, specialisti uffici tecnici. Attenzione verso i dipendenti, valorizzazione del lavoro, centralità della squadra. I valori della Mef si trasmettono anche nell'impegno verso il sociale con il progetto di una onlus, con l'idea di restituire ad altri parte di ciò che si è ricevuto. Attraverso la, la fondazione Antonio Giaffreda. Eh, essenzialmente abbiamo mh, dedicato gli scopi di questa associazione a due temi a Antonio molto cari che erano la salute e l'istruzione quindi l'approccio è intanto di finanziare progetti concreti con un controllo diretto eh, rendere anche i destinatari di tale contributi autonomi e partecipi di questi progetti al fine di renderli autosufficienti e promuovere il loro sviluppo ad esempio in questo momento stiamo supportando un importante progetto in Senegal che prevede la trasformazione di cinque pozzi eh, manuali esistenti, di fatto non utilizzabili, in pozzi elettrificati alimentati da fotovoltaico, perché loro ovviamente non hanno energia, che consentiranno la coltivazione di circa un ettaro di terreno per ogni installazione, garantendo quindi non solo l'autosostentamento della comunità, ma anche la vendita di questi prodotti, contribuendo a un piccolo eh, sviluppo economico della comunità. Cosa ecco, Antonio ha fatto per sé, per la sua famiglia e per le famiglie dei, dei nostri collaboratori? Diciamo. Questo è lo, lo scopo. Della, della nostra associazione. Dopo anni di ubriacatura finanziaria, oggi le aziende italiane recuperano la centralità della persona come valorizzazione del capitale umano, del talento, della fedeltà all'impresa, valori in cui MEF ha sempre creduto e che da una generazione all'altra si sono tramandati. Abbiamo seconde generazioni, alcune terze generazioni lavorano con noi, quindi il padre ha lavorato qui, i figli magari dieci anni lavorano da noi. Quindi questo è un motivo di orgoglio fantastico per, per tutti i ragazzi e non si può costruire in due o tre anni, dice cambiamo politica, ad ora facciamo, eh, mettiamo al centro le persone, sono tutte parole e discorsi che sentiamo in questi ultimi anni. E è una cosa che viene da lontano.